piangerà. Guido Meda, Indro Montanelli, Bianca Berlinguer, Riccardo Iacona. Da 14 anni sul palco. Si tratta di Fabio Vagnarelli, attore, cantante ugubino, attivo nel mondo dello spettacolo dal 2007, ma facente parte degli Oblivion, il gruppo comico musicale teatrale, già dal 2006. In occasione dell'anniversario di un suo debutto teatrale a Bologna nel 2009, Fabio ha ripercorso insieme a noi la sua carriera. Questo progetto Oblivion era un piccolo progetto quasi a dimensione locale, in cui ci trovavamo una o due volte all'anno per fare due o tre concerti, uno spettacolo, molto a livello quasi lo facciamo a casa tua, a casa mia, a casa dell'altro, e poi per quest'anno siamo a posto, e poi ognuno faceva la propria carriera singola. Poi nel 2009, col video ormai noto dei Promessi Sposi in 10 minuti, è successo, si è acceso l'interruttore di quello che ci ha portato poi ad una carriera nazionale. Abbiamo iniziato a lavorare un po' in tutti i teatri d'Italia, ma è stato casuale, perché noi abbiamo messo, magari tanti lo sanno, questo video in rete perché i classici metodi di promozione, che erano portare il DVD della tua esibizione al direttore del teatro piuttosto che all'autore televisivo, non avevano funzionato. Quindi c'era questo spazio virtuale di YouTube, che all'epoca era nascente. Abbiamo detto: dai, mettiamolo pure lì, magari lo vedrà qualcuno. In effetti l'ha visto più di qualcuno, soprattutto studenti, che poi hanno iniziato con anche l'allora nascente Facebook a riproporlo sulle proprie bacheche, e poi da lì è iniziato come uno dei primi fenomeni. Addirittura ci sono delle tesi di laurea sul nostro caso, come la prima compagnia a livello europeo che ha utilizzato la rete per poi andare in teatro ad una dimensione professionale. L'emergenza sanitaria ha costretto gli Oblivion ed il mondo dello spettacolo in generale a fermarsi, o quantomeno a declinare in maniera nuova e differente le performance artistiche. A noi Oblivion abbiamo cercato in tutti i modi, insomma, di surfare la crisi del momento. Noi abbiamo utilizzato la rete, ma non erano prodotti per la rete, erano riprese teatrali, e penso anche che bisognerebbe un po' ricalibrare il linguaggio e renderlo più adatto a questi strumenti. Ma dall'altro lato penso che l'esperienza dal vivo, l'unicità del trovarsi nello stesso posto, nello stesso luogo, con le persone che stanno performando sul palco, è un qualcosa di difficile da sostituire. Non si può prendere un qualcosa che faresti in teatro e rifarlo uguale su un'altra piattaforma. Ogni media ha il suo linguaggio, e quindi bisogna interrogarsi un po' bene su questo. Abbiamo due grandi spettacoli che sono in cantina, e speriamo di farli il prima possibile. Nel frattempo continuiamo la nostra attività in rete, facendo video, cercando di tenere compagnia in qualche modo alle persone che ci seguono. L'auspicio per il futuro è quello di ritornare sul palcoscenico, di poter rincontrare il pubblico, rivederlo, poter permettere alle persone che avevano anche la familiarità con l'ambiente teatrale di ritornare. Vorremmo tornare il prima possibile in teatro, senza pensieri, sperando di avere meno limitazioni possibili, perché comunque è un momento di evasione per il pubblico, ma anche per noi in qualche modo. E anche gli esperimenti che abbiamo fatto quest'estate, inizio dell'autunno, con le mascherine, col distanziamento, ecco, tutto questo non aiuta la fruizione spensierata di un prodotto culturale o comico o musicale. Quindi speriamo di tornare il prima possibile come ci ricordiamo il teatro di una volta, e senza limitazioni, e vorrà dire che abbiamo superato questa fase.